Molta gente di comitati, di gruppi d'acquisto, gruppi di quartiere. Ricordo una foto, una bellissima foto di questo quartiere quando era in costruzione e c'erano due persone. Io devo solo presentare in un minuto Giuliano Parabiago, che dirà due cose alla speranza che abbiamo voluto portare qua in carne e ossa questa sera. E che ha il volto stanco ma gentile, tranquillo, è il nome di Giuliano Pisapia. Lascio la parola a Giuliana Parabiago del Comitato QT8 per un benvenuto, un saluto al nostro futuro sindaco. Di tutto benvenuto, io ho il compito di fare la padrona di casa a nome di tutti e di raccontare un pochino dove ci troviamo, in questo, soprattutto le storie umane di questo quartiere, oltre che il quartiere. Allora, siamo al QT8, che è il quartiere sperimentale ottavo, è un quartiere che sembra certamente nato nel dopoguerra, frutto di della triennale, del desiderio di lasciare alla città un progetto che non fosse smontato, ma che a una Milano piegata dalla guerra restasse qualcosa. Allora Bottoni ha fatto questo progetto sperimentale pensando a una qualità di vita per le persone, pensando che tutti dovevano avere uno spazio verde, che ci fossero delle case unifamiliari con dei giardini, ma anche delle case grandi con dei giardini, delle vie chiuse per i bambini. È un progetto che in parte è stato realizzato, in parte no, ma che ha la sua validità dopo 60 anni. Allora io qua sono il portavoce del comitato Amici e Abitanti del QT8, un comitato aperto, possono venire tutte le persone, funziona sui sondaggi, chiediamo il parere alle persone e funziona
quando si pongono i problemi, ha una capacità di aggregazione sul problema. Abbiamo vinto delle battaglie perché questo quartiere volevano trasformarlo in un enorme parcheggio e devo dire grazie ad Enrico che ci ha capitanato un sacco di battaglie, un sacco di battaglie. È un quartiere che non è un'isola felice perché ha un rapporto stretto con la città che dimostra quanto le persone a Milano abbiano voglia di verde. È un quartiere meta delle persone che al venerdì non vogliono scappare, abbandonare la città, meta di chi si ritaglia alla sera un'ora per andare in bicicletta, stare coi bambini, passeggiare coi cani. Allora il suo essere sperimentale è una promessa mantenuta perché è un quartiere in cui si discute, si vive, ci si confronta e magari si litiga, in cui ci sono delle battaglie, sono nati un sacco di gas, gruppi acquisti solidali. Allora noi l'abbiamo qua e le tre cose in estrema sintesi che ci farebbe piacere restassero per questo quartiere. Allora, prima di tutto che l'Ippica restasse Ippica. Grazie! E che... Grazie! Poi che il mercato comunale, che è là dietro, che è sempre stato un punto di aggregazione, una funzione di servizi fondamentale perché le persone che non hanno la macchina possono comprare, ma anche un'occasione perché ci sono piccole, si potrebbero fare piccole altre cose come affittare le biciclette, c'è una terrazza bellissima, si possono fare un sacco di iniziative, versa in uno stato di degrado tristissimo, metà potrebbe crollare, non è a norma, un sacco di problemi. Allora vorremmo che il mercato ritornasse a essere il centro del nostro quartiere e poi il Bosco in Città che come tutti gli altri spazi... come un'area che è destinata ad altro uso ma che è fine ad essere verde. Allora io le consegno una busta naturalmente arancione, c'è una lettera, due lettere, uno di un elettore convertito, non l'avrebbe votata e spiega il perché della sua conversione, e l'altra che racconta un po' magari meglio di quello che ho fatto io tutto il lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo fatto con Enrico. Allora io penso che qua nel quartiere sperimentale il vento sia cambiato prima, ho questa presunzione, allora mi auguro che il prossimo weekend diventi una tromba d'aria. No, sono preoccupato perché è la prima bussarella che ricevo. Sospettavo che l'avrebbe detto. Però intanto già il colore mi rasserena perché l'arancione è il nostro colore, come vedo anche in questa piazza, come vedo dei palloncini, è il colore che e i palloncini che sono stati trasportati dal vento, e io vi ringrazio del fatto che abbiate resistito in questi anni, che il vento so già che è cambiato in questo tratto di città, però voglio anche dire che adesso è cambiata tutta Milano perché abbiamo vinto in tutte le zone di Milano, cosa che non era mai successa. Io vi posso garantire che tutta Milano ormai è cambiata, il vento ha spinto Milano verso il futuro e da lunedì sera il futuro di Milano sarà diverso di quello che è stato in questi 20 anni. È importante quindi esserci domani sera in Piazza del Duomo perché saremo tantissimi. Sapete chi c'era e probabilmente molti di voi c'erano già due venerdì fa e avete visto la Piazza del Duomo piena come io non vedevo da 40 anni, quando Milano era governata da sindaci riformisti, da sindaci che veramente erano al servizio della città. Dobbiamo raddoppiare quella piazza e dobbiamo aumentare i voti per dare un segnale forte che il cambiamento di Milano determinerà anche un vento che poi si spargerà in tutto il paese, perché anche questo è importante. E voglio ringraziare Enrico per tutto quello che ha fatto, Enrico è stato prezioso in questa campagna elettorale. Che di un'area che non comporti che ogni anno, me l'hai insegnato tu Enrico, 3.500 persone giovani e anziani vengono ricoverate in ospedale per asma, per malattie bronchiali che spesso purtroppo poi diventano anche irreversibili.
Aria politica pulita significa quello, e noi ci impegniamo con anche, e questo è un invito profondo che sento fino al cuore, votando sì ai 5 referendum ambientalisti. A far sì che il sindaco abbia la forza, il vostro sindaco abbia la forza non solo del proprio convincimento, ma anche dei cittadini per fare quelle scelte che possono restituire a Milano aria pulita e possono restituire a Milano un traffico sostenibile, il potenziamento dei mezzi pubblici, l'uso gioioso della bicicletta, non l'uso pericoloso della bicicletta. E dall'altra, però, vogliamo anche aria pulita nel senso di trasparenza, che oggi troppo spesso manca, nel senso di legalità, nel senso di strumenti. Siamo stanchi di quello che si vede, vogliamo pulizia. Pulizia nelle strade, ma anche pulizia dentro i palazzi, perché anche questo è importante, di evitare quelle infiltrazioni mafiose che saranno e tenteranno sempre di più con l'Expo 2015 di diventare padrone della città. Non possiamo permetterglielo, non glielo permetteremo. E guardate che non è con trasformando l'Ippica in nuove costruzioni o trasformando l'Ippica in qualche cosa che è diverso da quella bellissima, d'altra parte la storia di Milano, anche quello, l'ippodromo è la storia di Milano, non possiamo regalarla a chi vuole speculare, questo ve lo garantisco. E ad esempio voglio parlare del bosco in città. Ho fatto una bellissima visita al bosco in città, sembra di essere in vacanza, è un luogo dove si può, posso usare questo termine, imparare giocando e giocare imparando, perché ho visto che c'è, quando sono stato, ma so che tanti scrivono, sono stato scout quando ero un po' più giovane, e c'erano tanti scout che erano lì con i loro sacchi, era bellissimo vedere le loro facce, ma imparavano, si divertivano, imparavano e capivano, e io penso che Milano deve esportare queste esperienze. Italia nostra non si tocca, Italia nostra non si tocca. Voglio dire quest'ultima cosa con grande certezza, con grandi speranze, con grandi sogni, che questa volta abbiamo trasformato in sogni in realtà. Noi dovremo essere capaci insieme, e io solo con la vostra forza, la forza della ragione, la forza dei diritti, la forza della solidarietà, la forza viva di quella politica gentile che abbiamo dimostrato di saper fare in questo periodo, noi restituiremo Milano ai milanesi e la città tutta all'Italia, e respireremo aria pulita e libereremo Milano. Io vi ringrazio di cuore. Thank you.